Molti sono convinti che l'artrosi sia la conseguenza degli anni che passano, ma in realtà questo è un concetto completamente sbagliato. È vero che i pazienti artrosici sono di più perché l'età media si è allungata, ma non è che dobbiamo pagare questo scotto per vivere più a lungo. L'artrosi è la conseguenza di un cattivo uso che noi abbiamo fatto nel tempo delle nostre articolazioni. Se noi consideriamo l'artrosi come un processo che può andare incontro ad una guarigione, dobbiamo affermare che non esiste nessuna cura per l'artrosi. Però in realtà noi abbiamo una serie di elementi, una serie di farmaci ed una serie di attività da un punto di vista fisioterapico che possono ridurre la progressione dell'artrosi, rallentare la progressione dell'artrosi e ridurre i danni conseguenti all'artrosi. Farmaci antinfiammatori e antidolorifici sono quelli che vengono usati più comunemente, anche se poi vengono usati male, perché in realtà noi prendiamo il farmaco per poter continuare a fare tutte le nostre attività, quando in realtà dovremmo assumere i farmaci e avere un po' più di rispetto per l'articolazione, magari tenendola più a riposo. Ancora abbiamo parlato di fisioterapia, sicuramente tutta una serie di attività fisioterapiche ci consentono di far lavorare bene l'articolazione e di conseguenza di evitare ulteriori danni. In questo quadro di terapie si inseriscono perfettamente le fangobalneoterapie in ambiente termale, perché in realtà sono dei periodi in cui noi ci dedichiamo alle nostre articolazioni e quindi riusciamo ad applicare ad esse dei fanghi o delle acque minerali che hanno un effetto antinfiammatorio, come quelle di Abano e Montegrotto ad esempio. Questi sono fanghi che hanno un effetto farmacologico certificato, quindi agiscono perché hanno un effetto antinfiammatorio, diminuiscono l'infiammazione e migliorano la funzionalità articolare. Contemporaneamente i massaggi e le altre cure complementari che vengono praticate durante un soggiorno in un ambiente termale, soggiorno che per il soggetto artrosico non dovrebbe essere inferiore ai 15 giorni, dicevo, per questi casi tutto questo curarsi di noi stessi e curarsi del nostro corpo non può portare che dei vantaggi. Non guariremo dall'artrosi, ma sicuramente avremo nel periodo successivo al soggiorno termale un miglioramento della funzionalità articolare. Detto questo, sarebbe sbagliato affermare che i farmaci non servono più, perché al di fuori dei periodi di soggiorno termale, ovviamente intervenire con una terapia che è utile ogni qualvolta abbiamo sbagliato ad usare la nostra articolazione è particolarmente efficace e può dare ancora dei periodi di giovamento. Cure termali e farmaci vanno a braccetto e se noi siamo in grado di utilizzarli nel modo migliore, facendo le cure termali possiamo ridurre l'uso dei farmaci e questa è sempre una buona cosa.